Abbiamo vinto, ragazzi, abbiamo vinto. Scusate la location, ma l'avevo detto che avrei fatto video fuori anche perché tornerò a una partita di calcio per l'appunto. Comunque 0-0, la partita della paura quasi quasi verrebbe da chiamare. Ok, abbiamo preso la qualificazione, però secondo me abbiamo rischiato troppo, cioè siamo rimasti anche graziati. Per un certo punto di vista, perché parliamoci chiaro, io poi essendo fuori non l'ho visto benissimo quel contatto, il VAR ha lasciato correre, forse perché comunque ha deciso il giudizio di campo dell'arbitro, no, dell'intensità, ma quel fallo di Cristante su Mudryk mi ha fatto cagare addosso, perché onestamente parlando a me sembrava fallo. Siamo stati graziati. Abbiamo vinto, cioè vinto, abbiamo pareggiato, che però il pareggio ci consente di qualificarci all'europeo, ma così ragazzi non si va da nessuna parte. Cioè. Così all'europeo duri veramente poco. Poi per carità, le nostre occasioni le abbiamo avute anche noi, perché primo tempo, le due occasioni di Lorenzo, dove entrambe comunque escono fuori di poco. Frattesi, tu per tu con Trubin se lo mangia, molto bravo Trubin in quella circostanza, però secondo me Frattesi poteva fare molto molto meglio. Loro hanno avuto quell'occasione importante dove Donnarumma fa un'ottima parata secondo me, però Donnarumma è quel portiere che poi ti fa magari qualche miracolo, ma allo stesso tempo ragazzi non ti dà sicurezza e il titolare della nazionalità italiana te la devi dare questa sicurezza. Di cosa sto parlando? Del secondo tempo. Secondo tempo, rimessa laterale dell'Ucraina, la palla rimbalza, di Lorenzo la lascia scorrere perché di solito nell'area piccola, ragazzi, ci devi dare il portiere. Invece niente, lascia sfilare sto pallone, non riesce a piare questo pallone. E per fortuna che poi rimedia il suo errore, perché poi fa un'uscita a valanga, si può dire. E col piede fa quella parata. Però ripeto, secondo tempo male, eh. Cioè, a parte quel tiro di chiesa a giro, non mi ricordo altro. Abbiamo voluto difendere il risultato perché lo 0-0 ci bastava, ma era un rischio stare sullo 0-0. E alla fine quel rischio c'è quasi stato, quindi onestamente ragazzi non lo so. Onestamente parlando non lo so ragazzi. E secondo me bisogna cambiare un po' musica. Scamacca l'abbiamo messo nel secondo tempo per appunto mandarlo in profondità per dargli il pallone sulle gambe, non si è quasi mai visto. Buongiorno, era partito male, era partito male, poi si può dire che invece ha giocato molto bene e niente ragazzi, che dire. Siamo qualificati, però che rischio veramente, che rischio veramente. Per il resto sono contento della qualificazione, ma ripeto, così non si va da nessuna parte. Scusate il video breve, però sono fuori, quindi non posso fare il video solito, organizzo tutto, ragazzi. Non ce la faccio coi tempi. Ci vediamo poi al prossimo video. Fino alla fine sempre Forza Azzurri, bravi, però abbiamo rischiato tanto, ragazzi. Lasciate un bel like. Commentate e iscrivetevi al canale. Qui da me è tutto. Forza Azzurri, siamo all'europeo, meno male. Bella.